Bene ragazzi, buongiorno. Ho appena annunciato anche ai nostri due amici delle telecamere che non c'è il giorno del venerdì, perché bambini il venerdì in Quaresima non c'è la messa e quindi non c'è la lettura della Genesi. Però spero che ieri siate venuti, come vi avevo invitato domenica scorsa a fare, alla Via Crucis in oratorio. La Via Crucis del venerdì sostituisce il nostro video. Oppure bambini, spero che magari siete venuti ieri sera, ecco qui forse anche voi adulti, genitori. Magari sarebbe bello prendere come proposito di Quaresima il fatto che si viene alla Via Crucis. Credo sia una cosa bella da riscoprire anche come famiglia, sono anche Vie Crucis corte. Provate un po' a pensarci. Invece, bambini, vi spiego quest'altra cosa. Il sabato in Quaresima è un giorno diverso da tutti gli altri, perché le letture del sabato che potete utilizzare con i vostri genitori non ci parlano anzitutto della Genesi e ci aiutano a riscoprire il valore del nostro battesimo. I 5 sabati di Quaresima, sono 5 ragazzi perché il sesto sarebbe il sabato santo, hanno tutti delle letture che ci aiutano a riscoprire il nostro battesimo. E allora oggi io non commento nessuna lettura, ma chiedo a ciascuno di voi, sia voi bambini che voi adulti, ma voi siete consapevoli dell'importanza del battesimo? Forse, bambini, potrebbe essere un'occasione buona per chiedere ai vostri genitori di farvi vedere le foto del vostro battesimo o di farvi vedere il filmino del vostro battesimo. Ecco, quello, ragazzi, è un rito, ma la realtà spirituale è molto più importante. Con quei riti, specialmente quando siete stati immersi nel fonte battesimale, voi siete diventati cristiani. È lì, bambini, che c'è la radice della vita della nostra anima. È lì che c'è la chiamata che ciascuno di noi ha ricevuto per essere figlio di Dio. Provate anche qui a pensare a che cosa bella, a che cosa grande, a che cosa buona. E allora per essere figli di Dio in questa Quaresima abbiamo bisogno non solo di ricordarcene, ma anche di fare qualche cosa in più rispetto a quello che facciamo di solito. Bambini, vi aspetto a messa. Genitori, vi aspetto a messa. Domani, nelle messe della nostra comunità, perché è così che possiamo insieme far crescere la fede. Un Padre nostro, un'Ave Maria e un Gloria possono sostenere questo impegno che dobbiamo prenderci tutti con volontà e con grinta. Buona domenica!